Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Guardate quanti pochi, pochissimi ingredienti sul nostro tavolo per fare un dolce veramente squisito e d'effetto. È un dolce che, se vogliamo, dell'ultima ora, non dico dell'ultimo minuto perché magari per fare la frolla ci vuole un po' di più. È una crostata, ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Grazie. Una crostata con crema al pistacchio, granella di pistacchio e gocce di cioccolato. Un dolcetto goloso, molto goloso da offrire ai nostri ospiti questa sera. Allora, per la frolla avete la ricetta, la trovate in due versioni anche e va benissimo anche quella con la farina di mandorle, vi posso Io ve assicurare. le metto tutte e due in info box, così poi avete l'imbarazzo della scelta. Esatto. Allora, io l'ho tirata da poco fuori dal frigo, quindi la lascio 5 minuti a temperatura ambiente, dopodiché la vado a stendere. Ci rivediamo qui. Allora, si è ammorbidita, l'ho stesa, un pochino spessa, ok? Adesso la vado a mettere in uno stampo double cake, questo è uno stampo double cake un po' lunghetto, e la vado a fare con i bordi piuttosto alti. Ragazzi, nel frattempo voi mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando, perché io sono sempre molto curioso di sapere i fatti vostri. Certo, Ecco, che poi alla fine sono anche nostri, e esatto. comunque vedere da dove ci guardano a noi fa molto piacere. Allora, mettiamo bene bene la pasta frolla all'interno e tagliamo, come vi dicevo, con un bordo piuttosto altino. Quindi tipo una vaschetta esce fuori. Esattamente, tipo una vaschetta. La sistemo e ci vediamo tra un attimo. Abbiamo fatto il fondo, adesso lo andiamo a bucherellare per bene con i lembi di una forchetta e la inforniamo a 180 gradi per circa 30-35 minuti statico, dipende dai forni. Come vedete, il fondo è pronto. A questo punto vado a comporre la nostra torta. Metto la crema di pistacchio in un sac à poche. Io l'ho fatta ammorbidire un pochino perché di solito la crema di pistacchio è un pochino troppo densa. Quindi, eccola qui. Invece della crema al pistacchio si può usare qualunque altro tipo di crema spalmabile. Certamente, anche la Nutella volendo. Questi sono circa 200 grammi di crema di pistacchio, un 40 grammi di granella di pistacchio e un 40 grammi di gocce di cioccolato. Ecco qua. Allora, metto sotto le gocce di cioccolato. Così diamo anche un tono di amarognolo, perché questo è cioccolato fondente, perché il pistacchio è molto dolce, ok? Ecco qua. Poi taglio la puntina del sac à poche e vado a fare le mie ondine. Pistacchio. Le facciamo tutte. Le facciamo tutte. E ora mettiamo la granella di pistacchio. Che ne servirà in realtà anche meno di 40 grammi, però insomma dipende quanto vi piace il pistacchio. Tanto. Beh, di solito piace molto, sì. Ecco qua, la La torta è pronta. torta è La pronta, crostata. la crostata, la torta, il dessert, chiamatelo come volete. Ragazzi, provate a farla perché la frolla che fa Silvia è fantastica, quindi andate a vedere anche il link della frolla e provate a farla. E diteci se magari avete provato a farla anche con altri gusti, Altre creme altre creme spalmabili? spalmabili. Non mi veniva. Sì, non mi veniva. E che altro dire? Guardate che bella. Ci vediamo alla prossima. L'ha Anche detto anche Manfredo. Manfredo. Ciao a tutti! Ciao.